Ho iniziato a giocare a hockey perché andavo sempre a vedere uno dei miei fratelli maggiori e non appena ho scoperto la versione paralimpica ho voluto iniziare anch'io. Beh, io sono un attaccante, quindi quando si segna è sempre un'emozione unica. Ovviamente quando si segna ma poi si perde la partita è ancora una delusione ancora più amara. Ho capito che sarei diventato uno sportivo di livello internazionale quando ho partecipato a uno dei primi raduni. E uno storico giocatore della nazionale, Chaz, mi ha detto che credevano in me e che sarei potuto diventare un giocatore della nazionale. Un atleta in particolare a cui mi sono ispirato non c'entra niente con l'hockey, ma ha avuto una carriera pazzesca e l'ha conclusa proprio quest'anno ed è Valentino Rossi. Il momento più emozionante e quello più triste della mia carriera finora sono stati nello stesso istante, la finale terzo-quarto posto per Pyeongchang. Siamo arrivati purtroppo quarti con un gol a poco più di un minuto dalla fine, quindi è stato proprio dolce amaro. Ciò che mi piace di più della trasferta sono sicuramente le pause, i momenti insieme ai miei compagni, infatti siamo un bellissimo gruppo, siamo tutti amici e ci divertiamo un sacco insieme. Se avessi un biglietto omaggio, credo vorrei andare a provare il Paradise Hockey a Sydney, perché so che giocano in Australia, ma non ci credo. La mia serie TV preferita è senz'altro una di quelle che mi fa più ridere, che è The Big Bang Theory. L'ho appena riguardata, credo, per la terza volta. E il mio film preferito, invece, è una saga, credo che sia quella di Harry Potter. Se ho ospite a cena il mio peggior avversario è durissima perché purtroppo siamo italiani e qualunque cosa per uno straniero è ottima, quindi gli farei una pasta in bianco. Nel mio dialetto cosa vi posso dire? So davvero poco, posso dirvi che pensi mi, ci penso io. Milano Cortina 2026 per me credo che sarà l'emozione più grande della vita perché per ora ho partecipato solo a Paralimpiadi asiatiche e quindi non ho mai avuto amici e parenti a vedermi, quindi sarà un'emozione unica. Milano Cortina 2026 per il nostro movimento può fare davvero molto perché siamo un movimento piccolo in Italia, l'hockey è già uno sport minore, la versione paralimpica ancora di più, quindi spero e credo arriveranno tanti nuovi giocatori.